L'overdrive colpisce Bruford, che viene sbalzato fuori dal fiume. Appena si rialza, torna all'attacco. Jonathan risponde con un overdrive a ripetizione, ma Bruford lo blocca e lo intrappola ad un albero. Così legato, può solo generare onde dall'estremità del suo corpo, ma Bruford gli sta anche succhiando il sangue. Bruford torna all'attacco usando la mano destra, ma in quel momento Jonathan riesce a liberarsi dai capelli di Bruford e a tirare un calcio intriso di onde alla sua spada, facendo passare il Metal Silver Overdrive, che arriva al braccio di Bruford, scretolandolo. Inoltre, Jonathan gli scarica contro un Sunlight Yellow Overdrive. Bruford è ormai al limite, ma continua ad attaccare. Jonathan, che ancora crede nella sua umanità, resta fermo e non reagisce. Bruford sta per colpirlo con la spada, ma all'ultimo momento ferma la spada. Anata wa itami o kanjiteiru. Hana da. Bruford no ashimoto ni. Kurokishi Bruford no nikutai wa hamon o kuratta koto niyotte kuzuretsu aru. Omae, ore ga tochuu de kengeki o tomeru to. そこまで信用して攻撃してこなかったのか。そこまで人間を信用できるのか。こんな素晴らしい男に、こんな温かい人間に、最後の最後に出会えたから、我が女王のもとへ旅立とう。お前の名を聞かせてくれ。ジョナサン・ジョースター。ジョナス。 我が女王より賜ったこの剣に刻んである言葉を捧げよう。ラック。そして君の未来へこれを持って行け。ブラック。ブラフォード。Bruford muore e lascia Jonathan la sua spada. Proprio in quel momento, Tarkus si mostra dietro a Jonathan e calpesta l'armatura di Bruford. Bruford の腰抜けが! Poi, con la sua spada, tira un fendente al terreno, che frana, e la cima crolla. I quattro riescono a radunarsi su un pezzo di terra, e vedendo delle foglie, Jonathan e Zeppeli usano le onde per creare un deltaplano e allontanarsi da Tarkus. Mentre planano, Speedwagon chiede a Zeppeli come è diventato un maestro della tecnica concentrica. Washiwa. インドの港町で一人の奇妙な男と出会った。西洋医学では切断しなければならない鎖掛けの足を。その力こそ波紋だったのだ。波紋の力ならば、石仮面の最悪の事態に対抗できると感じたわしは、チベットのヌーと呼ばれる川を上流へ上流へと登り、その医者の死に会いに行った。名はトンペティ。 遠方から来た者よ、そなたの未来が見える。死への宿命を背負うことになるぞ。構いません。私には命を賭して学ぶ理由がある。おさん、この音、この音も波紋の音なのか。違う。 Tarkus si aggrappa al deltaplano, ma si stacca subito per l'effetto delle onde. I quattro scelgono di scendere dal deltaplano e atterrare davanti al vecchio campo d'addestramento dei cavalieri. Tarkus, invece, si schianta contro uno dei muri e inizia ad arrampicarsi per raggiungerli. Mentre si arrampica, Tarkus nuota in una fessura nel muro. Jonathan vuole portare poco al sicuro dentro il campo, ma prima decide di controllare. Nanda, kono tobira wa okashi na tegutae. Tarkus ha legato Jonathan alla catena a spezzacollo, la prova del campo d'addestramento in cui è più forte. La prova consiste nel tirare la catena fino a rompere il collo all'avversario. Intanto, Zeppeli prova invano a sfondare la porta e Speedwagon lo ferma per non fargli distruggere le sue mani. Tarkus spiega a Jonathan che potrà liberarsi dalla catena solo spezzando il suo collo e prendendo la chiave dalla sua catena, e che la porta si aprirà solo alla fine della prova.
Tarkus tira la catena e Jonathan prova a romperla con un overdrive, ma le onde non si propagano per colpa del soffitto. Intanto, Tarkus continua a tirare la catena e, vedendo tutto da fuori la porta, poco se la fa addosso e pensa di essere un vigliacco. E mentre Zeppeli prova a calarsi nella fessura in cui è passato Tarkus, si fa coraggio ed entra nella stanza attraverso una fessura troppo piccola per Zeppeli Speedwagon. Poco riesce a entrare, ma Tarkus lo colpisce. Poco viene scaraventato per terra, ma riesce comunque a spingere la leva, così Zeppeli Speedwagon riescono a entrare. Mentre Speedwagon assiste Poco, Zeppeli fa la sua entrata in scena. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Mr. Mario e oggi siamo qui con la recensione del sesto episodio delle bizzarre avventure di JoJo Phantom Blood. Ok ragazzi, questo episodio era quello che vi dicevo nello scorso episodio, nella scorsa recensione. Questa battaglia è assurda e terminerà ancora più assurdamente nel prossimo episodio. Ma questo lo lasciamo per domani. Ora parliamo di questo episodio. La battaglia ci sta tantissimo, secondo me. L'addio di Bradford è, secondo me, uno dei più tristi, diciamo, perché lui capisce cosa ha fatto, cosa è diventato, e si lascia morire, insomma, e lascia a Jonathan la sua spada. Come nell'altro episodio, in questo episodio c'è stata moltissima azione. Ovviamente in JoJo l'azione è un po' più lenta magari di altri anime, però a me piace veramente così perché è molto più sviluppata, insomma. Io passerei direttamente alle votazioni perché su questo episodio non c'è molto da dire. Per quanto riguarda la storia, questa parte è importantissima, ragazzi. Questa battaglia è molto importante perché veniamo a conoscere la sorella di Poco. Vediamo che Zeppeli ci predice il suo futuro. Attenzione, questa cosa è molto importante. Quindi a questo episodio per storia do un 9. Per quanto riguarda invece l'azione, vi ho già detto che è una delle mie battaglie preferite. Obiettivamente potrebbe anche essere un po' surreale il fatto che quello si lanci giù, però è uno zombie, lui non teme nulla, anche se si può ferire. Per quanto riguarda lo spezzacollo, non l'ho messo nel video, ma ricordiamoci che Tarkus con lo spezzacollo ha ammazzato 48 persone. 48. L'overdrive a ripetizione, che mi ricorda qualcosa che vedremo molto più avanti, ma ci assomiglia veramente tantissimo. Non vi faccio spoiler. Io all'azione darei un 8, perché comunque c'è l'azione in questo episodio. Passando all'animazione, ci sono alcune scene, magari in frontale o di profilo, che non mi sono piaciute molto, però per il resto era a posto, quindi darei un 7 all'animazione. Ricapitolando, darei alla storia un 9, all'azione un 8, infine all'animazione un 7. Quindi ragazzi, anche questa recensione è terminata. Se il video vi è piaciuto lasciate un like qua sotto, commentate, iscrivetevi e noi ci rivediamo alla prossima. Ciao ragazzi.